Andiamo adesso a Bibbiano, perché era stata presentata alla sede della Reggiana e poi a Bibbiano il convegno Come vivere consapevolmente nell'era dei social. Ce lo racconta Lorenzo Chierici. È stato un incontro davvero illuminante un po' per tutti, dai tanti atleti presenti che hanno subissato di domande i relatori ai genitori interessati all'argomento. Nei giorni scorsi al Teatro Metropolis di Bibbiano, alla presenza del sindaco Andrea Carletti, degli assessori allo sport di Bibbiano e San Polo, Curti e Boni, e del presidente del Bibbiano San Polo, Gianni Del Rio, ha avuto luogo un incontro formativo dal titolo Vivere consapevolmente nell'era dei social. L'iniziativa è stata realizzata nell'ambito del progetto Provincia Granata, grazie alla collaborazione tra Alessandro Marconi, responsabile dei progetti sociali della Reggiana Calcio, Gianni Del Rio, presidente del Bibbiano San Polo, la dottoressa Angela Cutillo della Polizia di Stato e l'avvocato Clementina Baroni, sponsor e partner della stessa Reggiana. In platea erano presenti anche il direttore generale della Reggiana, Vittorio Cattani, l'allenatore del Lentigione Paolo Beretti, ex trainer della prima squadra del Bibbiano, oltre a vari tecnici della società del presidente Del Rio. Dopo il saluto del sindaco Carletti e degli assessori dei due comuni, la dottoressa Angela Cutillo ha iniziato il suo interessante intervento, sottolineando tutti i rischi derivati dal web, per poi spiegare come prevenire e come evitare eventuali situazioni spiacevoli, a volte anche pericolose, difendendo la propria identità digitale e le proprie informazioni, sfruttando invece nel modo migliore possibile ciò che di buono la rete può offrire. Altrettanto coinvolgente e incisivo è stato l'intervento dell'avvocato Clementina Baroni, che ha ribadito alcuni concetti introdotti dalla dottoressa Cutillo, sottolineandone però gli aspetti legali, ma facendo anche svariati esempi semplici che i bambini hanno compreso al volo, tanto da scatenare negli stessi una costante interazione con domande e racconti, soprattutto da parte degli attivissimi 2013. Al termine del confronto con i ragazzi, che ha stupito favorevolmente anche il DG della Reggiana Vittorio Cattani, il presidente Del Rio, visto il successo dell'iniziativa, ha poi lanciato un nuovo assist ai relatori e alla stessa società Granata, riproponendo un appuntamento simile, magari con l'analisi di temi specifici per le varie fasce di età, trovando il consenso degli stessi relatori, degli amministratori del comune di Bibbiano e della stessa Reggiana. Insomma, il seme è stato gettato, ora bisogna soltanto coltivarlo per consentire ai nostri ragazzi di conoscere meglio il web e i social, senza rimanerne vittima. Assolutamente d'accordo, i social sarà anche una bella cosa, almeno per i giovani, però attenzione, veramente.